Calcio Pazzo brevemente torna a parlare dell'infortunio, chiamiamolo infortunio, di ieri de Fabbri o De Rocchi, insomma, al VAR in Roma-Inter, perché giustamente anche il capitano Francesco Totti è intervenuto, davvero dirigente. Tra l'altro è stata molto intelligente l'idea di mandare lui, perché quando parla Totti stanno tutti zitti a sentire, perché comunque è un'istituzione, ma non è un'istituzione soltanto a Roma, è proprio un'istituzione a livello nazionale. Per cui ha detto delle parole chiare e ha detto soprattutto un concetto che poi è quello che abbiamo ribadito anche ieri, e che è il concetto più logico. C'è sta questa regola introdotta quest'anno, secondo me, a cazzo de cane, cioè che l'arbitro a discrezione può decidere di utilizzare o non utilizzare il VAR. E beh, e allora non cambia un cazzo, cioè non serve a niente, perché quando l'arbitro sbagliava prima a dare o non dare un rigore o una qualsiasi situazione, sbaglia adesso a chiamare o non chiamare il VAR, per cui non cambia assolutamente niente. Mentre invece dovrebbe essere sempre il signor VAR che sta sopra, che parla con l'auricolare e dice: senti, bello, è successa sta cosa, fermate un attimo, vieni a vedere, te lo dico io, vieni a vedere. E lui si ferma. Quante volte succede? 4-5 volte, sti cazzi, la partita dura mezz'ora più, sti cazzi. Cioè, se c'è un discorso così chiaro, così palese, così lampante, che non è, dici, sai, a discrezione, ma è proprio reale, il VAR deve intervenire, non è l'arbitro che lo chiama. Questo è il mio pensiero e volevo sentire un attimino qual è il vostro. Quindi un saluto, sempre cacciopaccio, e ricordatevi che sta iniziando la carriera. Il Pescara sarà la squadra che allenerò. Tra l'altro nel pomeriggio uscirà anche un video, perché c'è una bomba clamorosa. Dai!